quello che sta succedendo in questo periodo influisce soprattutto sulle persone più deboli, più fragili psicologicamente. E quindi sono esattamente quelle persone più esposte al rischio di avere dei fatti di ansia, di panico, che siano effettivamente patologici. Altrimenti si tratta di un allarme generalizzato che possiamo avere, ma che è in un certo senso fisiologico, normale. Professor Moroni, c'è il pericolo che si usino... Ma io sono stato recentemente negli Stati Uniti e quello che ho visto fare ai colleghi psichiatri, psicologi americani è stato quello di creare proprio un network per persone che si sentono coinvolte, quindi chiaramente è stato un po' l'epicentro di questa tragedia, che si sentono coinvolte in questo momento psicologicamente, emotivamente, che quindi non riescono più ad andare in metropolitano, a prendere un ascensore, quindi potete immaginare il disagio. E quindi cercare proprio in maniera capillare di essere, di insegnare come si deve parlare di queste cose, come si deve discuterne, come si deve essere solidali gli uni con gli altri. C'è una paura che fa bene, nel senso che induce a rivedere o a modificare la propria vita? In realtà la vita la stiamo rivedendo con una drammaticità, con una necessità di lotta e di lotta per la sopravvivenza, proprio in termini sia materiali che psicologici, che stavamo perdendo in un mondo estremamente annacquato, estremamente privo di valori. I terroristi hanno